messaggio ovviamente di speranza e quindi una raccomandazione di riflettere bene e di mettere la croce sul segno giusto domenica, perché come ha anche detto l'attuale Presidente del Consiglio, questa è una elezione decisiva per il nostro Paese e quindi bisogna innanzitutto che tutti vadano a votare. Anche riprendendo il giustissimo appello del Presidente Berlusconi, che si è raccomandato anche di andare a prendere le vecchiette e di accompagnarle a votare. Io temo che più che andare a prendere le vecchiette saranno le vecchiette che dovranno andare a prendere i giovani per convincerli ad andare a votare. E questo è importante, quindi che tutti capiscano che il futuro del nostro Paese dipende da ognuno di noi. E quindi che ognuno vada a fare il proprio dovere domenica. Al di là della politica, che effetto le fa essere all'Aquila per la prima volta, insomma, senza doversi nascondere, tra virgolette? Non mi sono mai nascosto, sono venuto pochissimo, solo per rispetto nei confronti dei cittadini aquilani, perché da indagato non credevo giusto espormi. Adesso che sono un cittadino normale, sono tornato subito in questa città accogliendo l'invito dei nostri amici e ci tornerò anche nei prossimi giorni. Il 7 di marzo verrò qui per mangiare una pizza nella pizzeria che apre un mio amico, che è venuto apposta da Filadelfia per questa occasione, e poi verrò a visitare lo studio di Roberto Grillo per quello che riguarda le fotografie, e poi verrò qui ogni volta che ci avrò la possibilità di venirci. Un legame che è rimasto molto solido. Certo. Questa è l'Aquila, no? Vedete? Bravo! L'Aquila! Ti ricorda qualcosa questo, no? La Basilica di Collemaggio, ricordatevi che l'abbiamo riaperta per il Natale del 2009, facendo dei salti mortali e dei sacrifici immensi. Poi è stata restaurata e adesso mi dicono che è diventata di nuovo meravigliosa. Ovviamente nessuno mi ha invitato alla cerimonia di riapertura, ma la cosa mi ha lasciato assolutamente sereno, perché ripeto, io non nutro assolutamente nessun rancore, ma solamente un grandissimo affetto nei confronti di questa città. In molti invocano il ritorno alla protezione civile nazionale. Ma abitualmente non si deve mai tornare sul luogo del delitto, no? Questo mi pare che sia un'altra regola non scritta da rispettare. Grazie. Grazie. Un'ultima domanda, ci sono state delle polemiche in questi giorni, l'ex sindaco Massimo Cialente, non so se ha letto il suo post, parlava dell'OPCM del 2009. Ho letto, sono vicende preelettorali, quindi lasciano il tempo che trovano. Massimo e Stefania sono due miei amici, hanno condiviso con me tutte le inaugurazioni, tutte le cerimonie, le gioie e i dolori. Non ho assolutamente nessuna ragione, nessun motivo per replicare o per rammaricarmi. Come giudica allora questa volta faccia? Ma vabbè, ripeto, siamo in campagna elettorale e quindi i fratelli possono anche parlare male degli altri fratelli. Quella telefonata, quella famosa, all'assessore Stati. La rifarei subito. Se è questa la domanda che lei mi vuole fare, certo. Dicendo le stesse parole. Assolutamente, siccome, come ricorderete, l'assessore Stadi aveva scritto che non ci sarebbero stati più terremoti dopo quel momento, con quel comunicato stampa, era mio dovere fargli la telefonata e fargli il cazziadone che gli ho fatto. Grazie. Scusa per quanti anni non l'ha fatto e per dirti grazie, grazie per tutto quello che fai. Amministrativa e di governo della nostra nazione. Grazie. È giusto dire che non sono più della protezione civile, credo che sia giusto dire che sono un cittadino aquilano. Bravo! E più dentro ho fatto una cosa che sicuramente gli si dirò più. Come cittadino aquilano, con umiltà mi presento a voi, vi saluto, vi ringrazio. Innanzitutto dico che non bisogna chiedere scusa a nessuno, non bisogna neanche ringraziare nessuno, perché noi abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere quando siamo venuti qui.
la mattina del 6 di aprile di qualche anno fa. Silvio Berlusconi è un vero servitore dello Stato, ve lo garantisco io. Perché a me, come ho lavorato con Andreotti, ho lavorato, come sapete, con Berlusconi. Anche se nel 2001 avevo fatto la campagna elettorale con il suo rivale, con Francesco Rutelli. Quando lui stava porta a porta a firmare il contratto con gli italiani, io stavo dall'altra parte. Dopodiché è stato lui che mi ha chiamato dopo qualche mese, mi ha detto: Bertolaso, aveva visto il giubileo che avevo organizzato, aveva visto Tor Vergata, la giornata della gioventù, eccetera. E allora mi chiamò e mi disse: adesso lei va alla protezione civile a dirigere e a riorganizzare la protezione civile. E disse: presidente, lo faccio, è mio dovere dirle che anche se non mi sono mai messo in politica, però ho dato la mano a Francesco perché era amico mio. E lui mi disse: non me ne può fregare di meno, so che lei è bravo e quindi lei adesso va a fare questo. Tu mi insultavo, dicevo spesso, e dicevo: oh, adesso andiamo tutti all'aria e non voglio che ci sia neppure una puzzese che nelle prossime 24 ore debba lamentarsi dicendo: mi hanno lasciato solo. Guai a voi! Mi pare che tutto sommato è successo. Allora, facciamo, diciamo che noi abbiamo uno slogan. Per i prossimi 5 anni noi diciamo che nessun italiano, nessun cittadino italiano, nessun nostro connazionale dovrà essere lasciato solo. Noi veniamo prima.